CLI Language Games. Play and Learn. Questa è una serie di video tutorial sui giochi Ellie. In questo video presenteremo un gioco riguardante lessico e strutture linguistiche. Ogni gioco è disponibile in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. I giochi hanno specifiche caratteristiche e possono essere suddivisi in 4 categorie: domino, tombola, giochi di carte, giochi da tavolo. Tombola. My Shopping List, livello A1 a 2. L'obiettivo di questo gioco è facilitare l'apprendimento e l'uso corretto di parole e strutture relative agli acquisti. Questo si ottiene in classe attraverso una situazione stimolante e divertente, la compravendita. La scatola contiene 66 carte fotografiche con immagini di cibi, bevande e ingredienti e la parola scritta corrispondente. 36 cartelle. Su un lato appare la cartella della tombola e sull'altro lato la lista della spesa. My Shopping List si compone in realtà di 2 giochi in uno, la tombola e la lista della spesa. La tombola ha come obiettivo l'acquisizione e il consolidamento dei vocaboli relativi alla compravendita. I giocatori ricevono lo stesso numero di cartelle che ciascuno mette davanti a sé. L'insegnante mescola il mazzo di carte ed estrae una carta alla volta. Si può giocare ad un livello di competenza più basso, mostrando l'immagine del prodotto e pronunciandone il nome, o più elevato, pronunciando il nome del prodotto senza mostrarne l'immagine. I giocatori man mano coprono con i propri segnalini le immagini dei prodotti presenti su ogni cartella. Vince il giocatore che per primo copre tutte le immagini della sua cartella. Il gioco The Shopping List si concentra sulle espressioni linguistiche della compravendita. Si consegna a ciascun giocatore una lista della spesa e si distribuiscono tutte le carte del mazzo. Il giocatore più giovane inizia il gioco come compratore, chiedendo a un compagno se ha un prodotto della sua lista. Ad esempio, "Do you have any eggs?" Se questo è il caso, il venditore risponde "Yes, I have eggs" e consegna la carta raffigurante le uova al compratore, il quale ringrazia. Il compratore può proseguire con un'altra domanda, stavolta a un venditore diverso. "Do you have milk?" Se il venditore non ha il latte, deve rispondere "I'm sorry, I do not." Il venditore allora assume il ruolo del compratore e inizia a chiedere prodotti che figurano sulla sua lista della spesa. Attenzione! Un prodotto può essere richiesto e passare di mano varie volte durante il gioco. Una volta ottenuto, deve essere ceduto se un altro giocatore lo richiede. Vince il giocatore che ottiene per primo tutti i prodotti presenti sulla propria lista della spesa. Le istruzioni del gioco sono semplicissime e scaricabili gratuitamente dal nostro sito web. Ma non è tutto! My Shopping List offre molto di più! Il libretto delle istruzioni contiene suggerimenti per altre interessanti attività. Cosa aspettate? Let's go shopping! ELI Language Games. The more you play, the more you learn.